La situazione è questa: avete di fronte a voi una bonanza che vi avvicina e vi chiede: cos'è AOS, Age of Sigmar? Possiamo farci un'altra domanda? No, proprio questa. No, con lei dico. Un'altra domanda. Volendo sì, però comunque io devo spiegare lo stesso. Allora, devo spiegare, praticamente devo prendere questi pupazzetti, dipingerli, perché se sono dipinti il gioco rende molto meglio, vanno dipinti. Non possono essere giocati. Appunto. Come puoi fare? Devi massacrare l'avversario, tutto quello. È un gioco dove ci sono miniature bellissime e devi assolutamente giocare. A casa mia te la faccio proprio. Ah, quindi invece della collezione di francobolli o farfalle, moccio a casa le miniature. Si vede l'esperienza. C'è questa la... impara, porca miseria. Io sono sposato, mi astengo a rispondere alla domanda. Rifaremo a telecamere spente. Allora facciamo che si avvicina un baldo giovane. Mi dà il mio numero, dice, di telefono. Sì. Arriviamo anche da lei, stia buono che arriviamo anche da lei. Probabilmente mi sveglierei dal sogno e basta. Però. Ti sveglieresti di colpo, sudato. No. Non lo so, ma cos'è AOS? AOS è un gioco da tavolo in grandi linee dove si giocano miniature e ci si picchia con l'avversario, quello. con dei dadi. Si girano. Era ipotetica, si girano, sempre ipotetica. C'è sempre il 16. Vi si avvicina una bonanza e vi chiede, già quello sposato, già comincia di sera. Per te può essere anche un omone mascherato, vedi un po' tu, che ti chiede: spiegami un po' cos'è Age of Sigmar. Passo la parola a lui che ha più esperienza. Tutto tanto pensa alla bonanza. Mi giro dall'altra parte e vado via. Puntiamo sulla simpatia. In quel caso dici: è un gioco con i pupazzetti. Vieni e provalo. Bisogna provarlo. Esatto, provate. È un bel giochino, via. Già, ma così la moglie è tranquilla. Esatto. AOS è un gioco di. È un wargame strategico in cui vince il dado. No, vabbè, cos'è AOS? AOS è un wargame strategico, un gioco basato sulla strategia. Che la gente ne dica è meno culo, fortuna e più testa di quello che può sembrare. Poi gli si fa la demo e il giorno dopo 2000 punti in casa già comprati e già montati. Insomma, un gran casino. No, si può fare. Si può fare, beh. Sono dei tizi seminudi che si menano. Pie Slayer questi. Esatto. Però cos'è Age of Sigmar? Cioè, okay. Nel mio caso per specifico sarebbe quello. Nanetti con le chiappe al vento, ok. Esatto, però non sarebbe il massimo. Diciamo un gioco da tavolo tridimensionale, non su plancia, in cui dei guerrieri rappresentati da miniature si scontrano in epiche battaglie nei rami mortali, appunto, che sono questo setting... Il problema è stato quando ho dovuto far capire alla mia compagna che non erano miniature soldatini, ma erano giocattoli. Il passo più duro per lei è stato entrare da sola al Game Workshop di Monza per prendermi dei colori, e ne è uscita abbastanza sconvolta. Perché è stato il pezzo più duro entrare nel Games Workshop di Monza? Perché è proprio al di là della sua cultura, però è stato divertente. Quindi ora fa una vita, possiamo dire, fa una vita normale, si è ripresa. Sì, ha superato l'evento. Ha superato l'evento e già riportata per fare un acquisto anche al Game Workshop di Milano per comprare. Per par condicio? Sì, perché abbiamo comprato Archon per. Salutiamo GV Monza e GV Milano nel frattempo. Felicità. Marchetta anche se vogliamo. Ok, dopo vi do l'Iban. Viene a casa mia a vedere la collezione. Quindi subdolamente il trucco è: c'ho le miniature a casa belle dipinte, vieni a vederle. Esatto. Però al dunque, prima di arrivare lì a saltare addosso come un caimano infoiato scivolando sulle banane eccetera eccetera, le banane. Spiegaci cos'è AOS. E non lo so. E si vede dai risultati della partita di stamattina, oltretutto. Beh, sicuramente volendo dare una considerando che potendo rispondere a un'altra domanda non ce l'hai, dovendo rispondere a questa domanda. Già è probabile che una bonanza si avvicini sussurrando in orecchio cos'è AOS. Sì, nel campo dell'immaginazione possiamo dire che è un bellissimo gioco skirmish dove sei al comando di un'armata che hai modificato, colorato con le tue mani e guidandolo in battaglia contro altre armate, quindi raggiungendo degli obiettivi, eliminando anche l'esercito dell'avversario, e quindi puoi assumere il comando di questa bellissima dell'armata che tu hai creato in un gioco di schermaglie ambientato nell'universo di Age of Sigmar. Age of Sigmar è una bonanza.
o se preferisci un omone mascherato. Non lo puoi capire, dico. Non puoi spiegarlo, non può essere. No, lo devi può. Vivere. Devi vivere. E fare i giochi, sì. Non può comprenderlo. Anche perché, come si dice in alcuni casi, se io ve lo devo spiegare, voi non lo potete capire. Io sono convivente, quindi se porto a casa non credo che la prenda bene. Se tu prova, poi vediamo come va. Sai, magari potrebbero succedere cose. È che ci tengo le mie miniature, cioè anche se non girano i dadi, ci tengo. Che lei quindi lei sa dove andare a colpire. Esattamente. Ci stai dicendo che tu sei riuscito a farglielo capire. Sì, ma lei lo vede più come qualcosa di un gioco di integrazione dove c'è comunque possibilità invece di andarmi a drogare. Ma infatti piuttosto che quello. Ovviamente volevo semplicemente dire che in base sia sulla mia risposta che sulla sua risposta non usceremo a cena con quella ragazza sicuramente. No, ma infatti la mia dei nani, infatti al termine di queste interviste chiedo alle buonazze che ci seguono, scusate, voi sentite le risposte dei nostri generali. Vi sareste fatte convincere o se ve ne sareste state via sdegnandoli, proprio di nemmeno uno, dando loro nemmeno uno sguardo? Forse chi lo sa? Cambiare esercito magari per una risposta migliore. Mia figlia ha 4 anni. E si chiama? Carlotta. Ciao Carlotta. E lei è entrata in questo negozio ed è rimasta affascinata. Pensavo rimasta nel negozio. No, proprio perché è uscita, Marchino gli ha regalato una spilla di un elfo, in modo che almeno, come dire... Vai. Marchino è un po' infame, perché con la spilla poi torna con l'elfa. È vero. E ciao a tutti quelli che ci stanno seguendo. Fate un saluto se volete. Ciao. Anche no, se non volete. Ciao. Bello. Okay. Facciamo gli auguri che ti ha dato papà. Ah, giusto. Oh, auguri. Come si chiama? Lea. Auguri Lea a questo punto. Grazie. Comincia l'avventura adesso. Sì. Tanto è anche un vantaggio essere lobbista in questo caso, perché dovendo star sveglio tutte le notti adesso puoi dipingere. Guarda qua. Appunto, puoi passare il tempo a dipingere, tanto che devi stare sveglio, dipingi. Sveglio, dipingi, giusto. Giustamente.